in collaborazione con Aeroporto Internazionale di Napoli, Carpisa, viaggiandoconluca.it, Yamamai, una produzione Digi Channel. Vi come viaggi, benvenuti a bordo, ecco i titoli di oggi. A Strasburgo, capitale dell'Alsazia, con Serena Bernardo a conoscere la città sede del Consiglio d'Europa. Benvenuta a Ryanair, dal 2017 la maggiore compagnia low cost d'Europa decollerà anche da Napoli, offrendo ben 17 destinazioni. Souvenir de Naples, Simonetta De Chiara ci presenta un'iniziativa editoriale dedicata soprattutto ai turisti. In Alsazia bisognerebbe andarci almeno una volta nella vita. È una di quelle regioni della Francia dove il tempo sembra essersi fermato e la globalizzazione aver cambiato strada prima di arrivarci. Strasburgo ne è la capitale, come lo è d'altronde anche dell'Europa in quanto sede del suo consiglio. La sua maestosità semplice, la sua bellezza particolarissima e soprattutto il suo essere una città diversa dai canoni delle grandi metropoli fanno di Strasburgo una perla rara nel panorama delle città europee. Il nostro breve ma intenso viaggio inizia con un consigliatissimo giro sul Batorama per una lenta navigazione attraverso la città, passando per la Petite France, una volta ghetto per gli ammalati e le prostitute, oggi pieno di locali alla moda e ristorantini in stile alsaziano. Passando poi per una chiusa che vi darà il tempo di godere degli edifici e dei magnifici giardini sul lungo fiume, passando ancora attraverso ciò che resta dei ponti coperti, un tempo fortificazioni della città. E, dopo un saluto ai turisti affacciati sul Barrage Vauban, arrivare finalmente alla parte più moderna di Strasburgo, quella delle istituzioni europee, dai palazzi di vetro affacciati sul fiume Ill. Ma naturalmente, a farla da padrona in terraferma, nel cuore della Grand Ill, cioè il vero centro di Strasburgo, è la sua straordinaria cattedrale. Ti appare all'improvviso, appena svoltato un angolo, e se anche ti abbiano avvisato dell'effetto sorpresa che la sua imponenza fa, davvero non potrai resistere dal dire «Wow!». Al suo interno, altra imperdibile esperienza, un orologio astronomico la cui storia da sola vale la pena della breve attesa per i controlli di rito. All'esterno della cattedrale, invece, nella piazza brulicante di turisti, venditori di souvenir e artisti di strada, incontriamo anche chi ci ricorda della nostra città. E al calar della sera, consueto spettacolo di luci proiettate sulla facciata più ampia di questa che, davvero, sembra una costruzione calata dal cielo, magari dagli extraterrestri, tanto è incastrata e infilata proprio lì, tra palazzi antichi a graticcio di legno in perfetto stile alsaziano e stradine strette strette. Insomma, Strasburgo, per noi di Vicome Viaggi, è ufficialmente eletta città imperdibile e da visitare almeno una volta nella vita. Sindaco, in barba alla classifica che ci ha visti 108esimi su 110 e della quale ci facciamo un baffo, oggi invece una grande festa per Ryanair a Napoli finalmente. Ma quella è invidia che ci vogliono mettere ultimi. No, noi siamo oggi, parliamo di cose serie, siamo davvero contenti perché è un accordo importante, strategico, di una compagnia così importante, la prima in Europa come Ryanair, 17 rotte nuove nel 2017, 1 milione di passeggeri, circa 1000 posti di lavoro, insomma. Napoli questa... tira, insomma. Beh, direi di sì, questo è il frutto del lavoro di tanti napoletani, di tanti imprenditori, tanti operatori, tanti giovani, dell'amministrazione comunale, insomma, in questi 5 anni
l'immagine e la forza di Napoli nel mondo è cambiata completamente e questo è un ulteriore segnale forte. Allora lo abbiamo sentito, finalmente il regalo di Ryanair a Napoli è arrivato. Io sono in compagnia di David O'Brien, che è il direttore commerciale di Ryanair, con Giuseppe Belladonna. Allora, noi napoletani veramente siamo contenti di questo importante arrivo di Ryanair. Come mai abbiamo aspettato tanto tempo però? Penso che David O'Brien possa rispondere meglio di me, ma come dire, essere all'interno, essere a Napoli era nei nostri piani da tempo. Noi siamo la compagnia aerea numero uno in Italia, non possiamo permetterci di essere la compagnia aerea numero uno senza essere a Napoli. Quindi oggi siamo veramente contenti di realizzare i nostri piani di crescita sulla Campania, che rappresentano, che si inseriscono all'interno di un piano di crescita ancora più grande sull'Italia. Tre aeromobili basati a partire dalla Summer 2017, 17 nuove rotte. Il nostro obiettivo è di trasportare 1 milione di passeggeri e sono delle rotte molto importanti per l'incoming turistico, perché collegheranno Napoli a 11 mercati europei, 11 mercati di variegati diversi tra di loro. Abbiamo noi mercati come la Polonia, Lituania, Danzica, Varsavia, abbiamo la Germania, la Scandinavia con Copenaghen e Stoccolma, abbiamo la Spagna, il Portogallo con Lisbona, quindi il Regno Unito. Quindi, come dire, noi crediamo nel forte potenziale turistico di Napoli e quindi ci auguriamo che, siamo sicuri che saranno un successo. Dottor O'Brien, lei non parla italiano, può prometterci che imparerà il napoletano? Can you promise you learn Napoletano? I promise. Okay. When we reach 2 million passengers. Quando arriveranno a 2 milioni di passeggeri, lui parlerà napoletano. Vuol dire che nel giro di un annetto sicuramente l'intervista la faremo in dialetto. Dottor Brunini, non riusciamo a starvi dietro, un successo dopo l'altro, ma davvero siamo tutti felici oggi, noi della stampa, voi, sicuramente anche tutti i turisti in partenza e in arrivo a Napoli per questa grande notizia. Grazie, un bel modo per finire l'anno. Quest'anno si chiude benissimo come traffico, però noi siamo convinti che c'è ancora del potenziale e quindi dobbiamo fare il possibile per far esprimere il potenziale di questo territorio. Amici di VG Channel, ben ritrovati. Questa sera siamo in una magnifica cornice, quella del Gambrinus, no? Locale storico, caffè letterario, meraviglioso, dove si sta per svolgere proprio tra qualche minuto la presentazione di una nuova collezione di libri molto carini che si chiama Neapolitan Express, editore Roggiosi. E abbiamo con noi Rosario Bianco che ci parlerà proprio di questa collana, proprio fresca fresca. Ciao Rosario. Buonasera a tutti. Parliamo di questa collana, una mia idea. Una sera ho chiamato i miei collaboratori e ho detto: ragazzi, bisogna fare un prodotto smart, diciamo smart che è un termine abbastanza abusato anche giovanile, però veloce, per dare la possibilità ai napoletani e ai nostri turisti, che ormai sono sempre più numerosi, di avere in pillole quella che sono un po' la storia delle cose tradizionali, no? Napoletane. La musica piuttosto che la pizza, piuttosto che i dolci, piuttosto che il caffè. La trovo, Cicero promo suo, diciamo, però io la trovo molto carina perché sono 6 volumetti che cercano di raccontare veramente in sintesi un po' quella che è la storia dei prodotti tipici della nostra città, indicando anche ai turisti luoghi dove poter consumare prodotti della. Andiamo del presepe, chiaramente non facciamo mancare la presenza di San Gregorio Armeno, ma di tanti altri posti dove il presepe può essere vissuto, raccontato e anche acquistato volendo. E così anche per gli altri prodotti. Devo dire che abbiamo avuto una risposta del mercato eccellente, diamo questo prodotto soprattutto ai turisti, ma a tutti coloro che vogliono conoscere la tradizione e che lo vogliono fare sia in italiano che in inglese. Grazie. È vero, questa è la particolarità. Grazie Rosario Bianco, Roggiosi editore, vi ricordo Neapolitan Express e buona lettura. Ciao.